Benvenuti nella mia cucina. Oggi vi voglio deliziare con una nuova ricetta. Andremo a fare insieme una buonissima crostata, ideale per l'estate, per queste giornate calde. Sarà una crostata con base morbida. Andiamo a vedere subito l'occorrente per poterla realizzare. Prima di tutto ci occorrerà una tortiera, lo stampo furbo di diametri 28, si chiama stampo furbo perché ha un'incavatura al fondo e io adesso l'ho già imburrata e infarinata. Per fare lo stampo ci vorranno 2 uova, 100 g di zucchero, 80 g di burro, 100 ml di latte, 150 g di farina 00 e 2 cucchiaini di lievito per dolci. E questo servirà per fare la base. Per fare invece la crema ci occorreranno 4 tuorli, 40 g di farina, 100 g di zucchero, 400 ml di latte, un cucchiaino di buccia di limone o gli aromi di limone, vaniglia, quello che preferite, e poi a vostra scelta la guarnizione che più preferite. Allora, la procedura da realizzare: per prima cosa, in una ciotola dobbiamo montare le uova con lo zucchero e poi dobbiamo far sciogliere il burro sul fuoco e lasciarlo raffreddare. Procediamo insieme. Allora, per prima cosa ho messo nel boccale 2 uova e zucchero e li vado a montare con la frusta in questa maniera. Il composto deve uscire così, molto chiaro. Poi andate ad aggiungere, sempre sbattendo, il burro precedentemente fuso, questo qui, non so se si vede, no, non si vede. Lo andiamo ad aggiungere a filo e poi il latte e andiamo sempre a mescolare. Così andiamo a fare una bella mescolata. E aggiungiamo sempre a filo anche il latte, i 100 ml. E poi infine la farina, gli aromi e 2 cucchiaini di lievito. Una volta finito di fare tutto l'impasto e gli ingredienti, l'andate a posizionare dentro al ruoto e andate a sbatterlo leggermente per far sì che viene unificato tutto il bordo in questa maniera qui. Mi sono sbagliata prima, io ho aggiunto nella base limone e la vaniglia, che non va. Il limone e la vaniglia va messo per la crema, però io ho sbagliato perché l'ho aggiunto nell'impasto della base, però voi non mettetelo, mi raccomando. Questo è l'impasto che deve uscire, deve andare a forno caldo di 170 gradi per 20 minuti. Mi raccomando, controllate sempre il vostro forno. Io lo faccio con il forno ventilato, non faccio statico. Vedete voi, deve venire bella dorata. Per la crema pasticcera andiamo a prendere 4 tuorli di uova, 40 g di farina, 100 g di zucchero, 400 ml di latte e un cucchiaio di limone oppure buccia di limone, come ho detto prima, come volete voi. Per prima cosa andiamo a montare uovo e zucchero. Quando il composto sarà ben spumoso e chiaro, andiamo ad aggiungere la farina, il latte a filo e poi lo trasferiremo sul gas insieme alla buccia di limone o aroma. Adesso la facciamo andare sul fuoco finché non si addensa.
avendo premura comunque di girarla sempre per non far formare i grumi. Ci vediamo dopo. Questa è la base morbida appena uscita, come deve venire. Adesso la crema è quasi fredda, non deve essere proprio fredda, deve essere tiepida. La andiamo ad adagiare qua sopra. No, aiutati con la Marisa. Questa è la mia torta finita. Io l'ho decorata con fragole, more, ciliegie. Poi per renderla così lucida ho messo la glassa, che mi trovo veramente bene, ed è questa qui della Fabbri, veramente ottima. L'ho pagata 5 euro. Basta spruzzarla sopra e vi renderà la frutta bella lucida. Che dirvi? Alla prossima video ricetta. Ciao!